Allora, riprendiamo da questo Sono quattro diario di giorni che abbiamo Serrano. lasciato la città. Abbiamo viaggiato Ho preso insieme altri per due giorni trofei. incerti, guidati da una confusa mistura di dolore, sollievo e trionfo. Lopes e io siamo usciti dalla giungla e abbiamo raggiunto un'area di buio sotto lo sguardo di numerose facce scolpite sul fianco della montagna. Lopes ha avuto un attacco, come l'ha definito successivamente. Si è gettato a terra al cospetto di quelle facce, implorando perdono. Il più orrendo dei suoi peccati è stato, secondo me, aver abbandonato Peres nelle mani di quei bizzarri guerrieri. Per tutto il viaggio hanno continuato ad avvicinarsi. Per quanto ci abbia provato, non sono riuscito a consolarlo. Così ho acceso un fuoco e ho aspettato, mentre lui snocciolava le sue colpe, chiedendo perdono a quelle silenti facce di pietra. Un airone e un'eclissi. E sotto le sue ali troverai rifugio. Ok. Boh, io credo che qui dentro... qua il libro. John, questo libro descrive l'arrivo di uno straniero alla missione. Fu lui a fondare la setta dei sette. Forse era Lopes. Ok. Bene, bene. Tanto giriamo qui, vediamo. Qui è pieno. Giovanni, figlio di Zebedeo, uno degli apostoli di Gesù, conosciuto anche come discepolo amato. Lui e suo fratello Giacomo erano noti per i loro caratteri impetuosi e irascibili, al punto che Cristo cominciò a chiamarli Boanerges, cioè figli del tuono. A Giovanni sono attribuiti cinque libri del Nuovo Testamento: il Vangelo secondo Giovanni, le tre lettere di Giovanni e l'Apocalisse di Giovanni. È il santo patrono di amore e lealtà, così come di scrittori, editori e accademici. Uno dei suoi simboli è un serpente in una coppa, in quanto è anche il protettore delle vittime di avvelenamento e ustione. Vai, mamma mia, un'altra storia completata, raga. Che figata. Però, secondo me, qui dentro nasconde tanto di quel mistero questa roba, questa stanza, che secondo me c'è ancora qualcosa da scoprire. Difatti, sono citazioni della Bibbia. Il sole sarà oscurato e sotto le sue ali troverai il rifugio. L'airone e l'eclissi. Ma certo, cerca un airone e un'eclissi. Questo abbozzo mostra San Giovanni che respinge una parte del mondo. Forse avevano intenzione di usarlo come base per un affresco della missione.
una biblioteca. Fratello della Cruz è arrivato all'improvviso dalla giungla, infondendo nuova vita nella missione. Eravamo solo in tre quando è giunto, e sorella Dorothea era malata da molte settimane. Lui e il suo compagno hanno cominciato a lavorare già dal primo giorno. Nell'arco di una settimana, Della Cruz aveva già raggruppato una forza lavoro di 30 persone. Hanno riparato la torre campanaria, hanno dissodato i campi e piantato le sementi. Fratello Della Cruz punta a renderci autosufficienti. Siamo rimasti soli così tanto tempo che iniziavamo a temere che le orecchie di Dio non ci ascoltassero più. Per fortuna non solo Dio ci prestava orecchio, ma aveva anche deciso di inviarci qualcuno ad agire invece delle sue mani. Bene. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Piangono i visi di pietra, mentre Gesù si inerpica afflitto. Lungo la dolorosa via, su cui tante vite sono andate perdute, e tante altre si perderanno, e altre ancora, e altre ancora. E la sua luce illumina il cammino. Qui non c'è più niente. Ok, allora io direi che adesso però di qui dobbiamo scendere, perché dobbiamo andare di nuovo dall'airone, quel quadro, se riesco a trovare la scala, da scendere. Eccolo qua. C'è un affresco intero qui. Guarda che storia. Che bello, Madonna. Gesù. La vera croce. Quello che penso io. Lo scrigno d'argento. È inconfondibile. Gesù è caricato della croce. Sono le stazioni della Via Crucis. Ma ne mancano alcune. Prima del 1600 ce ne erano solo 7. Risalirebbe quindi ai tempi di Lopez. Voleva lasciare un indizio. Sì, è il suo modo di fare. D'accordo. Vediamo se c'è una croce qui da qualche parte. Quando avremo lo scrigno, come riprenderemo la chiave da Dominus? In qualche modo. Ezio è troppo giovane, tutta questa responsabilità. Deve essere tu. Non oso immaginarlo. Vado niente? Sì. Gesù è caricato della croce. Bisogna sollevarla. Ah, dai. Ha funzionato. Pazzesco. Sembra molto profondo. Vediamo dove conduce.
Seconda stazione. Gesù cade per la prima volta. C'è un'iscrizione. Ambulate dum lucem abetis. Camminate finché avete luce. Ok ragazzi, io sono arrivato qua, direi che luce per seguire le stazioni della Via Crucis. Che però boh. E niente. Devo prendermi ancora questo documento qui, ma non mi interessa. Io direi che possiamo terminare qua per oggi e riprenderemo dalla prossima. Ciao a tutti.